Buongiorno, presentiamo stamani la nuova edizione della Notte Bianca 2015 che si terrà come di tradizione il 14 agosto. Possiamo dire che la Notte Bianca è ormai l'evento più atteso dell'estate bovese, un'estate ricca di appuntamenti sin dal mese di luglio e che ora diciamo è entrata nel clou, possiamo dire. L'amministrazione in collaborazione, grazie all'aiuto delle associazioni, in particolare la consulta giovanile, ha organizzato, dicevo, tantissimi eventi, offrendo anche una certa, ecco, varietà di appuntamenti, nel senso che abbiamo fatto il teatro, abbiamo previsto il teatro, abbiamo previsto la musica, ci sarà una spelata di moda e anche tanti eventi culturali. Poi c'è stata questa nuova iniziativa che ha riscosso tanto successo, che è quella del cinema all'aperto, che si è svolta nel mese di luglio e riprenderemo dopo il 20 agosto, e se il tempo ce lo consentirà abbiamo intenzione di prolungarlo fino a metà settembre. Tornando alla manifestazione della Notte Bianca, dicevo, è l'evento più atteso. Negli anni si è registrata sempre la presenza di, possiamo dire, di migliaia, senza enfasi, di migliaia di persone, e rappresenta, oltre che un grande attrattore, ma anche diciamo un supporto alle attività commerciali che è più di tanti altri settori, e soffre in modo particolare la crisi economica che purtroppo è da tanti anni che viviamo tutti e che ancora oggi non ci siamo messi alle spalle. Quindi un'opportunità anche per le attività produttive, per diciamo, ecco, trovare un po' di ossigeno. Quest'anno ci siamo impegnati tantissimi per, diciamo, avere un'edizione più affollata, più movimentata, più ricca. Gli spettacoli sono tanti, tantissimi, anche di grande livello. Poi nel dettaglio scenderà, ritengo, il presidente della consulta giovanile. Quindi l'auspicio è che sia una bellissima serata, anzi nottata, per la cittadina di Bova Marina, e l'auspicio è che le nostre strade siano invase da migliaia di persone, da migliaia di famiglie, e che possano, giovani, anziani, che possano, ecco, trascorrere una serata in allegria, in serenità e all'insegna del divertimento. Infine, con un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, sia dal punto di vista logistico sia dal punto di vista economico, perché è bene dirlo, qui c'è la presenza di un commerciante, anzi di un imprenditore, di Guglielmo Branca, perché abbiamo avuto anche questa, diciamo, idea, che in occasione della Notte Bianca, di far partecipare, ovviamente girando, anche un rappresentante delle attività produttive. Quindi ringrazio la consulta giovanile, il suo presidente, Lampana, che garantirà, diciamo, l'assistenza alla viabilità, il comandante dei vigili urbani, le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della stazione di Bova Marina, e appunto la stampa, che è sempre presente, i commercianti, perché la Notte Bianca viene finanziata con il contributo dei commercianti. E l'ultima cosa che volevo dire, ecco, una cosa a cui ci tengo particolarmente da sindaco, ma anche come cittadino, è che c'è questa voglia, ancora non da parte di tutti, ma da parte di tanti, di dare il proprio piccolo contributo al paese, al di là poi delle appartenenze partitiche e politiche.
Nel senso che anche tutte le attività non direttamente interessate alla manifestazione, o perché hanno gli esercizi in zone più interne, o perché comunque quella sera non terranno aperto il proprio esercizio, ecco, hanno dato il contributo economico dicendo: noi lo diamo perché per il paese, che quando si fa una cosa poi è bene per tutti. Anche dei cittadini privati che ci vedevano andare in giro a raccogliere fondi, si sono fermati volontariamente a dire: diamo anche il nostro contributo. Questa è una cosa bella per Bova Marina. Io vi ringrazio e do appuntamento a tutti il 14 agosto dalle 21:30 in poi. Grazie. Parla Il sì. pezzo programma che Sì. Allora, buongiorno a tutti e grazie al sindaco e al presidente della Consulta Giovanile per avermi invitato a questa presentazione della Notte Bianca. Io partecipo in doppia veste, nel senso che ho messo a disposizione la mia struttura per quanto concerne uno spettacolo circense che appunto è stato fatto rientrare la sera del venerdì 14 d'agosto, proprio nel programma della Notte Bianca. Ho partecipato e partecipo con grande entusiasmo a tutte le iniziative che il Comune porta avanti perché ho notato, come lo hanno notato un po' tutti nel Paese, che questa amministrazione sta lavorando nella direttiva giusta, che è quella di innanzitutto di riportare il valore di Bova Marina, il valore turistico, il valore commerciale, il valore economico al giusto livello. Abbiamo avuto trascorso tanti anni di oscuramento, adesso grazie all'amministrazione, non sono qui per fare gli elogi, ma è la realtà, è quello che dicono i turisti, è quello che dicono i cittadini. Bova Marina sta riprendendo la strada giusta, che è quella dello sviluppo economico, che è poi la fonte per il Comune per poter avviare e poter portare avanti nella giusta maniera tutti i servizi che sono connessi. Quindi con grande partecipazione, con grande collaborazione, sia a livello personale che a nome di tutti i commercianti bovesi, incrociamo le dita per questa notte del venerdì 14 e augurandoci che venga tantissima gente a Bova Marina e che soprattutto sia una notte che venga capita e che trascorra nel migliore dei modi anche da un punto di vista di ordine pubblico e che tutto vada per il meglio e con un in bocca al lupo soprattutto per i commercianti perché come ha detto prima il sindaco le notti bianche sono proprio fatte affinché sia una boccata di ossigeno per questa grave crisi che ci sta attanagliando. Sono sicuro che da parte dell'amministrazione non si fermeranno qua e continueranno ad offrire ai cittadini, ma anche a coloro che continueranno anche a settembre a venire a Bova Marina, un programma vasto e sono sicuro altresì che da parte mia personale e da parte di tutti i commercianti ci sarà la massima partecipazione. Quindi un in bocca al lupo per tutti in questo caso. Cedo la parola al Presidente Leo Brutino. Sì, grazie a tutti, io ribadisco il grazie soprattutto ai commercianti, alle associazioni e anche al consigliere Massimo Daqui che ha dato una mano importante per la realizzazione della Notte Bianca. Il programma è un programma sicuramente ricco, vasto, ma soprattutto diciamo destinato a tutti. Abbiamo ricoperto tutto il paese, arrivando anche a San Pasquale, per cercare di accontentare ed aiutare un pochino tutti. Come programma prevede che dalle 21:30 in poi ci saranno delle sfilate intanto per le vie principali. Le sfilate sono quelle delle ragazze di una scuola di danza, Emergenza Danza, che è un laboratorio dei ragazzi dell'Oratorio Salesiano, che sfilerà per le vie del paese, unitamente a tanti artisti di strada che hanno dato la loro disponibilità a partecipare a questa Notte Bianca. Tra questi artisti strada troveremo dei trampolieri, giocolieri, mangiafuoco, ci saranno spettacoli di cabaret, uno spettacolo di danza del ventre, e poi ci saranno degli spettacoli fissi, come per esempio inizieremo
alle 22 proprio il primo spettacolo è quello che diceva Guglielmo presso la Perla Ionica, che è uno spettacolo di circo storico, quindi uno spettacolo che va ovviamente a contentare dai bambini ai più grandi. Alle 22:30 ci sarà l'evento in Piazza Municipio del Palearizza con un concerto qui in piazza. Alle 23, dalla zona diciamo del Ponte d'Andrea, ci sarà un concerto di musica pop rock con un gruppo Fly On, mentre poi concluderemo come concerti in Piazza Stazione alle ore 24 con il concerto blu, che è il concerto dei Cardia. Ci sarà ancora degli altri gruppi tipo i Travellini Band, per esempio per strada, in punti strategici che faranno la loro esibizione, e soprattutto ci sarà anche degli spettacoli tradizionali con canti e balli a cura del gruppo Stella del Mare. Avremo in Piazza Municipio anche l'Agri Expo, che è una mostra mercato di prodotti tipici artigianali. Ci saranno le bancarelle, ci saranno i negozi aperti tutta la notte, saranno sconti per tutti e speriamo che andrà tutto bene.